Ci troviamo a Castiglione Tinella, nell'azienda agricola di produzione di Paolo Saracco. Diciamo che di produzione del famoso Moscato d'Asti. Senti, io vorrei farti subito una domanda. Il terroir. Tu dici sempre che il terroir decide come sarà il nostro vino, giusto? Certo, e infatti è il plus, è la cosa che fa la differenza. E io ho la fortuna, il privilegio di vivere in un posto in cui il terroir mi permette di fare questo vino. Ma svegliamo in che cosa consiste questo terroir? Beh, sai, è difficile spiegarlo perché sono cose, tra virgolette, combinazioni irripetibili. È un terreno marino, arriva quindi da ere geologiche molto molto lunghe, molto lontane, ed è composto sostanzialmente per il 50% più o meno di sabbia, per l'altro 50% di tufo che poi diventa limo e di calcare, e questo è il nostro terreno, più la combinazione dell'altitudine e del microclima fa una situazione unica e irripetibile. Quindi questo è il segreto del Moscato d'Asti. Sicuramente questo è il fondamentale, perché io posso essere ammesso che sia un bravo enologo, se io non avessi questa combinazione, questo vino non lo posso fare. E ci troviamo in un posto incantevole, a Montelupo Albese, hotel-ristorante Ca' del Lupo, in cui in mia compagnia c'è Stefano che è il titolare, che saluto. Buonasera. Ciao Stefano. Ciao, buonasera. C'è la mamma che è la cuoca, buonasera. Buonasera. E Gino, il collaboratore. Buonasera. Stefano, buonasera. Allora, vorrei sapere quali sono le specialità di questo territorio. Le nostre specialità tipiche sono la pasta fatta in casa, facciamo tutto noi, proprio dalla farina fino alla tagliatella, all'agnolotto. E abbiamo un forno a legna dove cuociamo tutti i secondi, dal coniglio cotto in forno a legna agli arrosti, praticamente arrosto di sotto paletta, che sarebbe un arrosto di fassone tipico di queste zone qua. Bocconcino al barolo, poi... Aspetta che intervisto anche la mamma. Coniglio, l'hai già detto, poi facciamo... Aspetta, dunque, l'hai già detto tutto. Il dolce anche li facciamo tutti noi, dal tiramisù al bunet, alla torta di nocciola, al bignolone con le creme, poi cosa facciamo? Tutte le torte per le spose, tutto noi facciamo. E ci troviamo nell'azienda vinicola Malabaila di Canale d'Alba. Qui in mia compagnia c'è uno dei soci, Valerio Falletti. Buongiorno Valerio. Buongiorno. Allora, senta, io le vorrei chiedere, l'azienda Malabaila è presente sul territorio dal 1300, mi pare? Sì, diciamo che nel 1300 un ramo della famiglia si è spostato da Asti, dove aveva avuto origini, in questa zona. E dal 1300 è su questi terreni, sugli stessi terreni, e ancora oggi diciamo che ha la proprietà di circa 100 ettari in un unico appezzamento, dei quali 22 sono a vigneto, quelli che oggi danno importanza all'azienda. Parliamo subito, che vini trattate in questa zona? Noi facciamo i vini tipici della zona Roero. I tre nostri vitigni principali sono il Barbera, Nebbiolo e Arneis. E questi hanno circa il 30% a testa dei vigneti. La restante parte viene fatta con un po' di Favorita, un po' di Bracchetto, cioè quindi vitigni per noi un pochino minori, almeno come quantità.